Tocca a Gianluca, eh? Eccoci qua. Eccoci qua, un grande applauso. Si sente quando arrivi, vedi che si sente. Scegli tu, dove ti vuoi sedere? Destra, perfetto. Ovviamente, è fredda. Facciamo questo talk. Gianluca Ginoblescio. Allora Gianluca, ti ho conosciuto nel 2007, eri un bambino, eravamo all'oratorio dei preti, per i rosetani sanno che cos'è, per gli altri l'oratorio vicino al campo sportivo della chiesa del Sacro Cuore, e cantasti il mare calmo della sera, ragazzo di 12 anni, timido ma gagliardo, devo dire. Io mi ricordo proprio cosa dissi quella sera, dissi: beh, insomma, io non sono Luzzatto Fegis, ma questo è un cantante. Poi 2 anni dopo vai alla Rai e è nato tutto quello che è nato. Tu ti ricordi cosa pensavi quel giorno? Timido, ma ripeto, molto gagliardo, molto determinato. Innanzitutto vi voglio ringraziare per essere qui. Grazie mille. È sempre bello vedervi. Perché dopo tutti i viaggi si torna sempre qui. Perché sono passati 4 anni da Sanremo 2015. Rispondendo alla domanda, io sempre voluto, dico, cantare è stato sempre il mio sogno, quindi lo facevo perché, e lo faccio perché mi fa stare bene, non per altro. E allora in realtà non avevo probabilmente sogni, certo, sicuramente quello di diventare, di cantare, non di diventare un cantante, mai mi potevo aspettare, no? Di diventare un cantante di successo, però ero felice perché è sempre stata la mia passione. Io mi ricordo, eri lì, eri... Però devo dire che stai meglio adesso, lo sai? Tu invecchiando, eh? Vedete Luca, da sta buono. Luca, eh? Vero Luca? Guarda che sei dimagrito, Luca va a correre, lo vedo la mattina, il pomeriggio. Cioè, abbiamo anche lo stesso personal trainer. Ti ringrazio, ma credo non siano interessati. Comunque diamo questa notizia all'Ansa, sono dimagrito 25 kg. No, cosa, dopo 12 anni, no? Insomma, classe 95, dopo 12 anni sei qui, per quelli che ancora continuano a fare i filosofi, poi ne parleremo più tardi, perché so che non sei polemico nel cuore, quindi ti ci trascino un po' io. Ma insomma, siete ormai una band alla 10° tour mondiale, quindi dopo 12 anni cosa è rimasto di quel ragazzo e cosa è diventato quel ragazzo? Io credo che comunque nella musica bisogna cercare di prendere... Di coprire quel tassello mancante, no? Perché ognuno ha la sua propria personalità, bisogna sempre rispettare il successo, non solo nella musica, ma di tutto, e non invidiare, provare piacere verso qualcuno che raggiunge il successo, anzi, prenderlo come esempio. Questo è sempre quello che ho fatto, ho seguito i miei grandi idoli come Bocelli, come Bublé, come tanti altri, ecco, quindi ritrovarmi dall'altra parte, no? Dal sognatore a poi ad aver raggiunto un sogno è sicuramente molto bello, ecco, però non perdo mai quell'entusiasmo. Io sono sempre bambino, c'è sempre quel bambino dentro che mi fa vivere tutto come se fosse la prima volta.